benvenuti in un'altra nostra sezione del nostro On the Road, anzi del vostro On the Road, che ringraziamo che è molto visitato per quanto riguarda la parte di un altro pit stop enogastronomico. Questa volta andiamo nella rubrica di Taquino e Sanitatis, naturalmente nelle news, per scoprire un angolino di Roma, non nel centro, ma un angolino vicino al proprio Magro, l'ex mattatoio. Avete visto già altri video su questo diciamo nuovo location per eventi e manifestazioni, anche convegni. Poi andremo a vedere, è una zona testaccio, siamo nella zona antica dell'ex mattatoio e scoprirete la cucina romana tipica. Vedrete un po' di immagini del locale. Poi parleremo con un titolare per scoprire la storia dell'antica Roma, di Roma, della storia della cucina romana, con i suoi piatti, le sue tipologie di gusto e tutta la storia. A tra poco, secondo. Abbiamo detto 2 secondi fa, avete visto nel nostro video, ho presentato il locale, ma di chi è questo locale? Dove si trova il locale? Cosa fa questo locale? Abbiamo detto un po' più specifico, tipica romana, cucina tipica romana. Molto di tradizione. Di secoli? Addirittura di tradizione. La gente dice che, specialmente gli enti anziani, ricordano i sapori. Diciamo, sento il sapore del cibo faceva mia nonna. Ah, pure? Sì, i bozzini, a coda. Cose che non lo fanno più nessun ristorante, credo. Anche se le fanno, oggi a Roma, sulla carta c'è tutta la nomenclatura dei piatti romani. Però il tavolino è lì, bisogna sentirli. Ecco. Allora, benvenuto da TheWalking.net, il signor Alfredo, proprietario e cuoco, esatto. Da quanti anni? Da 10 anni che sono, però io sono vecchio del mestiere, sono 50. Se li porto bene come sei con me, li porto bene. 53 anni che faccio questo lavoro. Ossia, il proprietario al cuoco? Ho 14 anni, sì. Ha subito fatto il cuoco o ha iniziato a fare la gavetta? Ho 14 anni, ho cominciato a lavare un po' di pentole in pochi mesi. Ah, ha avuto subito! E ho cominciato a lavorare, alla Spara a Via Veneto. Ah, abbiamo fatto nel 62. Forse quando c'erano le mitiche cose olimpiane. Fellini. Sì, i barilari. Io ero lì. Chi ha conosciuto qualcuno, qualche persona? Lì all'epoca era pieno famosi. Di personaggi, ma a parte i famosi c'erano quelli che bazzicavano via Veneto, che è diventato poi il mio suocero. Ah, ma prima no? Prima no, quando datore di lavoro. Esatto. E com'era datore di lavoro? No, è stato sempre molto. Ok. E suocero forse meno. Ma uguale. Ma è cambiato. E avevo 23 anni in un locale che col carrettiere entra a Severe. Ah. E posso dire di aver fatto da mangiare per mondo intero, perché in quel locale c'è passato veramente il mondo intero. Non so se voi siete. Sì, siamo di Roma. Ma no, siamo andati lì a quel locale, c'è ancora. Ah. Lo gestiscono adesso, è tipicissimo. Più di lei è uguale? Diciamo che la tipicità può essere simile. Ma la differenza tra questa zona e Trastevere. Diciamo, c'è qualche cambio di fiume? Trastevere è Trastevere. Vabbè, famosa. Io pure ci sono nato in Trastevere. Presto, lavora qua. Adesso si lavora meglio. No, no, no. Ciao Fredo. Ciao. Questi sono altri gruppi che prendono i turisti. Allora, più il target è da turismo, da turista normale? No, non c'è, qui non c'è. Non faccio pranzi per turisti. Ecco. Già diamo questa notizia. No, non faccio solo per invito, turistici, ecco. Solo se me li portano, li consigliano,
portano forse qualche albergo vicino qui, bed and breakfast. Ne mandano delle nicchie, delle chicche. Non via. La massa. No. Forse neanche verrebbero, non saprebbero no, neanche. No, non neanche è neanche un locale per turisti. Ah, ecco, diamo questa cosa. Questo, se qualche turista viene, mangia esattamente. E ritorna dopo quando torna a Roma? Sì. La vista esperienza. Guardi, c'ho delle recensioni. Su Trivaso ce l'ha? Sì, abbiamo l'eccellenza noi. Ah, così le facciamo anche su Trivaso. Perché più o meno noi quando facciamo la recensione sul nostro sito lo mettiamo anche sul Trivaso e arrivano mille visitatori sul nostro quando su ogni recensione che facciamo del ristorante, minimo. Devo dire, qual è il tipico piatto che fa? Che fa lei? Che ha inventato, l'ha reinventato? La cosa più sono i carciofi freschi che ce l'ho tutto l'anno. E come carciofi possibile? Alla giudia, carciofi alla romana, a spicchietti dorati. Con la pastella? No, fritti dorati, infarinati, fatte da loro. No, quelle cose strane. Con la pastella. Okay. I carciofi fritti dorati, così non si fanno male. Ok, così. Ma perché ce l'ha tutto l'anno? Ecco, quello però. Perché ce l'ha tutto l'anno? Perché da quando finiscono i nostri, i romanezzi, a maggio. Mi sembra strano, maggio, arrivano quelli dalla Bretagna. Oh mio Dio! Che sono carciofi freschi, più hanno la stagionalità come no, ancora. E se sono gusto? Sono praticamente come il violetto sardo. Carciofi, bei carciofi. In Bretagna, in Francia. Pure lì la Francia viene da noi. No, ma penso la maggior parte li fanno per mercato nostro. Perché noi abbiamo. Ci ha dato una notizia in più, informazioni più dettagliate. Ma questo dura solo da maggio a quando rientrano? Ancora adesso stiamo bellissimi, dopo se vuole che vi faccio vedere, sono bei carciofi freschi e io ho tutto l'anno. Ecco perché non capivo tutto l'anno. Sì. C'era una cosa strana, non tutti c'è. È solo lei che ce l'ha tutto l'anno oppure nella zona? In qualche locale ce la lo lavora. Però diciamo che parte tutto da ha me. Un sito dove possono contattarlo, dove avere per telefono, per email. No, ci abbiamo un sito. Il sito è ristorante il pecorino intanto ristorantepecorino.it. Lì si possono prenotare sia il telefono. No, prenotazioni solo per telefono. Ok, lo dice. Sì. Lo dica il numero, lo fa. 06 57 25 0539. Ok, poi lo mettiamo sotto pancia. Poi vedo il direttino. Sì. E questo è aperto tutti i giorni? Anche la sera. Lunedì. Ok. La sera pranzo e cena e lunedì, perché il lunedì si presume che il mercato rionale sia più povero degli altri giorni. E io vado tutte le mattine a fare la spesa. Ah, lei va? Sì, prima di venire qui vado. A che ora? Ai 7:30. Un cuoco che va a fare la spesa. No, pensa pure il proprietario. No. Proprietario, tutti e due. No, perché non tutti fanno, abbiamo avuto molta esperienza. Io, diciamo che ho potere decisionale sia per quanto riguarda la qualità e i costi. Prezzo. Fa anche lo stesso giorno. Non lo chiede a nessuno. È giusto, se la mattina vado al mercato, mi piace una cosa. Si guarda allo specchio. Così, aprendo. Anche se allora ogni giorno è un menù diverso, escluso in quei. I menù di base è quello. Poi qualche volta c'è qualcosa se c'è qualcosa in meno, in più del mercato. Sì. Il mercato della zona, prego. Sono tre mercati io. La mattina, siccome abito a Monteverde Vecchio, sotto casa c'è un mercato. Come abito lì da tanto tempo, mi conosco. Sì, prima di uscire appena uscito va sì, al mercato. Va al mercato. A piedi. Ah, perché poi lo portano, glielo portano. Sì. Ah, ecco. Vabbè, che tutte le spese come farebbe mai? No, c'ho la macchina, però dopo. Ah, non vengono i fornitori anche a portarlo? Sì, vengono. Ho la macchina, io vado prima nel mercato sotto casa, poi prendo la macchina, vengo giù e prendo qui. Ma anche se fa camminare fa bene, non so quanto. Ma io poi pomeriggio vado pure a camminare a Villa Panfili. Un'oretta tutti i giorni. Dopo aver mangiato, lo stress. Il pomeriggio. Così si stacca da. Ecco perché. Ora ha detto che devo camminare. Giusto, all'aria aperta almeno, non è al centro. No, non dice, ma io gli ho detto, sto tutto il giorno in piedi. Ma è diverso camminare. Dice no, però quella. Senza pesi, senza preoccupazioni. Allora, ecco, cambiamo. Una buona cucina abbiamo. Naturalmente tipica.
qua bisogna camminare dopo, come dice il medico. È il medico, da tutte le età. Per mantenere bene il colesterolo, la pressione, infatti non prendo tipo la pressione. Meglio prima prevenire che curare, si può dire. Prima diciamo c'era un periodo che poi ho preso questa buona abitudine. Allora, ha fatto bene il consiglio del medico. Come? Certe volte i consigli non sono giusti. A parte che il medico mio le consiglia bene, però quando è qui si è magnato e fare mezzo litro di vino. Ma lui è un medico, non per se stesso! Vabbè, proprio di che sta bene come cliente, almeno lo so, okay, in questo senso. Allora, grazie della sua gentilezza e del suo sorriso. Io spero che questa allora, Patrizia Pierbattista, come no? Cioè, nel senso che non è una cosa fatta. Semplice, ecco, una easy, cosa naturale. Semplicemente. Allora, Patrizia Pierbattista, tuo.net, semplicemente abbiamo fatto questa piccola incursione nel mondo della cucina romana. Tra le antiche, molto tradizionale, anche un po' degé e d'età in questo senso, ma d'età futura, fresca, d'età in senso che uno ricorda il passato, non esasperatamente antica, perché ma antica romana, perché ci sono delle piccole cose che automaticamente si sono modificate, oppure non ci sono più i prodotti, per esempio 50 anni fa tutto l'olio che sta dopo adesso non sta dopo bravo, certo. Ma sta dopo bravo strutto, lardo, quello che era meno costoso, ecco, sta dopo bravo strutto, lardo, la cucina era sempre sta dopo bravo concentrata ai pomodori, oppure il pane nero, io ce l'ho il pane nero, ma via dall'ariano ce l'ho nei cestini di pane, lo fa il cucino, non fa il pane, no, no. Ok, il pane romano sarà, sì. Ok, la cucina non è... Che la cucina automaticamente si è alleggerita nel tempo. Allora vabbè, dietetica e dietetica. Io adoro soltanto olio extravergine di oliva, anche per Trieste. Nella zona? Anche di Canino. Ah, di Viterbo, zona della nostra redazione. Noi siamo di Viterbo, siamo romani, siamo... Ok, allora, Patrizia Pierbattista e tuo.net e Alfredo, il cognome diamo Lucarini. Lucarini, vi danno appuntamento nato a Roma in Trastevere. A Trastevere, vi dà appuntamento al il pecorino o pecorino sì. Pecorino. Pecorino. Poi no, diciamo. Il pecorino non per dire il nome di qualcuno, ma pecorino soltanto. Come oggetto da mangiare, come il formaggio. Formaggio. Ok. Allora c'è una città. Nel Lazio. Allora, Patrizia Pierbattista e tuo.net. Altro vi sto per vedrete un po' di immagine della cucina e dei piatti, così gusterete virtualmente per adesso, ma diamo l'appuntamento qui nella location e nel luogo e conoscete Alfredo tutti i giorni, escluso lunedì. Patrizia Pierbattista e tuo.net vi dà l'appuntamento con un altro hotspot e pistop.